Memori dei disagi provocati al trasporto pubblico nelle ultime giornate di sciopero, napoletani e turisti oggi si sono mossi con cautela in città, approcciandosi a treni, bus e metropolitane con circospezione. Lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dall'USB, però, ha visto un'adesione solamente parziale da parte del comparto dipendenti. Corse normalmente regolari per le metropolitane, bus occasionalmente a rilento. A sostanziare lo sciopero, invece, i dipendenti delle funicolari, che hanno incrociato le braccia interrompendo il servizio sulle varie tratte. Ecco come hanno vissuto la situazione i partenopei. Dicono una cosa e ne fanno un'altra, non danno mai notizie precise. La metro l'abbiamo presa tranquillamente, non c'è stato nessun problema. Io l'ho presa tranquillamente un'oretta fa. Io non prendo molti mezzi pubblici, però quando c'è sciopero le corse sono rallentate e comunque c'è difficoltà. Invece serenamente 3 minuti la metro è passata. Io prendo poche volte i mezzi perché comunque ho il motorino, quindi non è che mi tange molto, però immagino che chi viene dall'esterno magari può dare un pochino più di complicazioni. Al netto dello sciopero odierno però in molti rilevano una criticità di fondo nel trasporto pubblico in città. La gente, per modo di dire, già ha i suoi problemi, poi si mettono anche a fare politico con questi scioperi e non va bene. In questa realtà di questa città rimane uguale se c'è sciopero, cioè quando c'è sciopero c'è qualcosa in meno, ma più o meno è uguale a tutti gli altri giorni quando non c'è sciopero.